PD scopiazza le nostre mozioni, noi comunque la nostra mozione con i nostri parlamentari, quest'oggi la portiamo anche in Senato perché la senatrice Paola Taverna sta depositando analoga mozione appunto perché venga ripresa la trattativa. Noi crediamo che si possano trovare anche quelle risorse che servono per alimentare il salario accessorio del comparto. Meno dirigenti, più dipendenti. Questo deve essere il nostro faro illuminante. Dietro di noi vediamo la manifestazione dei dipendenti capitolini che protestano dopo che il loro referendum ha bocciato la preintesa fatta da questa giunta sul salario decentrato. Proprio su questo noi abbiamo presentato giovedì scorso una mozione con cui abbiamo chiesto alla giunta di intraprendere quanto prima una nuova trattativa e di non applicare nelle more della definizione della trattativa il precedente accordo unilaterale, cosiddetto accordo unilaterale, imposto da questa giunta il 1 agosto 2014. Abbiamo anche chiesto di avviare immediatamente un tavolo con il governo affinché sia rifatto quanto prima il contratto collettivo nazionale che è fermo dal 2008. C'è stato risposto da parte del consigliere PD Panecaldo, capogruppo del PD, che non accettavano la nostra mozione semplicemente perché veniva dal Movimento 5 Stelle. Ora diteci, chi è che non collabora, chi è che non è propositivo? Abbiamo anche letto che loro ora vogliono rifare una mozione analoga, ci va benissimo proprio perché noi siamo collaborativi e ci interessano le cose nell'interesse dei cittadini, nella fattispecie dei dipendenti comunali, quindi se non ci saranno supercazzole di varie in questa mozione, noi sottoscriveremo la mozione presentata dalla maggioranza che comunque al momento non è stata ancora depositata, quindi al momento non l'abbiamo ancora vista, lo vedremo nel consiglio di lunedì quando comunque la nostra mozione verrà votata e vedremo come si pronuncerà il partito cosiddetto democratico sulla nostra mozione. Innanzitutto risponde all'arroganza di questa amministrazione comunale, c'è stato un referendum, l'accordo è stato bocciato, la reazione dell'amministrazione è in linea purtroppo con l'atteggiamento avuto in tutti questi mesi, c'è grande arroganza nei confronti dei lavoratori, non vogliono ascoltare le ragioni di chi lavora e di chi manda avanti questa città, stiamo parlando dei servizi, degli uffici comunali, dei servizi per l'infanzia, c'è una battaglia che sta andando avanti da mesi, ci stiamo scontrando non solo con un governo che ha deciso di tagliare selvaggiamente, le notizie purtroppo di ulteriori tagli sono drammatiche, ma di un'amministrazione comunale che ha sposato completamente la linea del taglio, non difende gli interessi della città. Tra l'altro siamo nella città di mafia capitale, siamo nella città dove il sistema degli appalti con tutta evidenza è assolutamente fuori da ogni regola. Non c'è bisogno che ce lo dice la Guardia di Finanza, ci sono i lavoratori che l'hanno denunciato per tanto tempo e continueranno a farlo, ma trovano un'amministrazione che, vogliamo dire, è complice? Quantomeno è immobile da questo punto di vista e noi sappiamo che il sistema degli appalti non fa risparmiare, a parte la corruzione, non fa risparmiare, fa spendere di più. Quindi la reinternalizzazione di molti servizi sarebbe non solo un miglioramento della qualità, ma un risparmio, ma è esattamente quello che l'amministrazione non vuole fare. È veramente vergognoso come sono state trattate le colleghe in questo periodo delle vacanze di Pasquali, è vergognoso come ci stanno togliendo la dignità lavorativa, è vergognoso come stiamo lavorando. È veramente un modo di lavorare che non ci permette di dare la qualità nei servizi pubblici e questo ci dispiace molto perché noi siamo colleghe che comunque maestre e insegnanti che abbiamo lavorato e abbiamo dato tantissimo per questa professione e non è giusto che questa amministrazione ci stia trattando in questo modo, ci sta trattando veramente da pezza da piedi. Ci hanno imposto un contratto unilaterale, mi scuso per la poca voce, un contratto unilaterale che non tiene conto delle specificità che i dipendenti pubblici hanno, o meglio del loro ruolo di servizio. Purtroppo qui continuano a pensare di basare il nostro contratto su quella che loro chiamano produttività di sistema, cioè praticamente un meccanismo perverso che va bene per un centro commerciale che vende televisori oppure per una catena di montaggio che produce dei pezzi di ricambio, non so, per delle auto ad esempio. Noi non va bene perché noi lavoriamo con le persone,
con utenti della strada, con problemi, con persone con problemi sociali, persone che chiedono un certificato allo sportello, i bambini degli indigeni asili nido, tutte persone che hanno esigenza di una cura maggiore, quindi più della qualità e non della quantità del servizio. Il ricatto sotto cui sono caduti i dipendenti capitolini è proprio questo: stanno iniziando a legare il salario accessorio a maggiore carico lavorativo, quindi ci stanno ricattando per ottenere quello che in realtà dovrebbero fare più lavoratori, perché comunque i lavoratori capitolini stanno diminuendo, perché il percorso che stanno scegliendo, che l'amministrazione sta scegliendo, è quello di andare verso i percorsi di privatizzazione, di esternalizzazione dei servizi. Poi c'è il capitolo dei fondi europei, su questo il Comune di Roma dovrebbe veramente andarsi a nascondere, cioè la spesa dei fondi europei, i soldi che arrivano dalla Comunità Europea per la Regione Lazio, in cui Roma dal punto di vista della forza lavoro, del peso quantitativo è enorme, ma l'amministrazione comunale è assente e noi glielo stiamo dicendo da più di un anno che devono assolutamente battere i pugni sul tavolo, perché il tema delle periferie, il tema della riqualificazione dei servizi possono trovare risorse dentro i fondi europei, invece il sindaco Meo si gira dall'altra parte. Adesso hanno fatto venire una funzionaria dalla presidenza del Consiglio, una super esperta, fino ad ora abbiamo avuto solo incompetenza da parte di questa amministrazione comunale, e direi anche si sono inchinati alle scelte della giunta Zingaretti, che da questo punto di vista è in linea con tutte le precedenti giunte che si sono susseguite in questi anni. Quindi quello che noi diciamo è, per esempio, le risorse europee possiamo utilizzarle per la città e per i cittadini, e farlo dentro un meccanismo di partecipazione e di discussione con i lavoratori, con i cittadini, con i tanti movimenti che da tempo chiedono ascolto. Sappiamo che il vice sindaco sta facendo il giro delle periferie per ascoltare la città, ma tutte le richieste che gli abbiamo fatto noi, perché non le ascoltate fino adesso?